e i nuovi arrivati sul canale. Il nostro benvenuto, come al solito, veterani, fedelissimi e abbonati. L'ondata di Omella spontanea in chat. Mi piace questa sigla dal Teatro Parioli di Torino questa volta. Ladies and gentlemen, una nuova puntata del salottino, al di qua, al di là dello schermo. Siete già in tantissimi, mi fa molto piacere, fedelissimi veterani abbonati. E poi, al di qua invece dello schermo, il buon Mesbet che ci fa da regia, e direttamente questo terzetto in attesa di essere un quartetto, con il buon Landi che si aggiungerà. Abbiamo anche una rivisitazione di quello che è stato la domenica del Salone del Libro, quindi insieme a noi il ritorno di Andrea Tosatto. Come stai? Bene, ciao Gianluca, ciao Enrica, ciao a tutti gli ascoltatori. E poi ovviamente di casa la nostra Enrica, bentornata. Ciao Gianluca, ciao Andrea, ciao Mesbet e buonasera a tutti. Tra l'altro la sigla è fighissima, ma è nuova, è bellissima. Sì, ma allora era pronta da un po', poi per vicissitudini collegate a Maurizio Costanzo abbiamo dovuto tardare un attimo. Beh, giustamente. Lui, per farci un ulteriore dispetto, è morto proprio nei giorni che avremmo annunciato la sigla nuova, allora abbiamo aspettato altre 2 settimane. Però devo dire, mi ha fatto piacere passare con voi un ottimo Salone del Libro, dove è successo la qualunque, ma soprattutto un bel successo di pubblico, quindi ci fa ben sperare, no? Chi parte? A chi? Generale, è stato questo. Enrica, dai, prima le donne che dicono che sono maschilista, oltre che omofobo, antisemita, razzista. Tutte. Tutte. Negazionista del esatto. Covid, del clima. Bravissima. Ma a tutto questo devo dire che però ha anche dei difetti. Sì, vabbè. Qualcuno ce l'ha. Enrica, a te. No, è stato sicuramente un bel Salone del Libro, almeno per quello che ha riguardato noi. Abbiamo presentato anche i Signori dell'Immortalità, poi sei stato anche con me a parlare di manipolazione. C'è stata la conferenza, la presentazione di Andrea, sempre lo stand di Macro. C'era tantissima gente, al di là del tempo pessimo, della siccità, insomma la diversamente siccità, la siccità liquida, è stata una bellissima esperienza. Quindi anzi, grazie a voi che siete stati con me e a tutti coloro che poi sono venuti a farci compagnia, a trovarci allo stand. Molto bene. Andrea, che impressioni hai avuto? Sì, ho avuto una bella impressione, a partire dal fatto che quando sono arrivato c'erano fuori la security con tutti i metal detector, volevano fare lasciare fuori la mia assistente una crema per le mani, però poi ho detto vabbè, perché c'è Vespa dentro, e allora vuol dire che comunque lo sanno che la gente potrebbe anche essere incazzata, perché altrimenti tutte queste misure non si spiegano. Ma tutto sommato fa piacere vedere che le persone vanno ancora a visitare una fiera internazionale del libro, no? Perché sai che si dice che in Italia purtroppo è parzialmente anche vero che non si legge più e si legge sempre meno. Penso che a me ad esempio hanno proposto un audiobook, no? di uno dei miei libri. E quando l'ho detto a mia mamma mi ha detto ma non è per i non vedenti l'audiobook, no? Perché all'epoca, no, non era concepibile, no? L'alternativa a leggere un libro. Vedi, adesso invece, proprio per ovviare al fatto che le persone tendono a non leggere più, e in qualche modo si cerca di venire loro incontro per portare i contenuti di un libro in qualche modo alle persone. Io credo che la lettura veramente sia qualcosa che vada riscoperta e vada tutelata, difesa, proprio come il panda, no? Ma proprio la lettura cartacea, oltretutto. Io sono
anche parzialmente contrario a questi supporti digitali, no? tipo anche, non so, il Kindle o i PDF, perché credo che la carta abbia proprio un fascino particolare, no? Perché è anche un qualcosa di sensoriale il libro, non è soltanto il contenuto, ma è proprio il viverlo, e questo poi secondo me si può estendere a tutto, e si può estendere anche alla musica. Io mi ricordo quando ero bambino che bello che era quando si andavano a comprare gli LP, no? e tiravi fuori questo vinile, c'avevi la copertina, c'avevi la retro, come si chiamava, la copertina interna e i testi, e insomma c'era del bello, che così. Quindi ti dico, il fatto che ci fosse tanta gente al Salone del Libro mi ha fatto piacere. Poi, non so voi, so poi tanto si collegherà anche Landi, ma rispetto, ovviamente l'hanno annunciato come edizioni record, ma grazie, perché gran parte delle persone negli ultimi 2 anni non ci sono potuti entrare per ovvi motivi di pass verde, però devo dire che di solito il Salone del Libro è proprio un po' la mecca dell'atlantismo e della propaganda, ma questa volta abbiamo abbastanza tenuto botta, poiché era bello vedere anche i professionisti dell'informazione con spesso durante le ore della giornata gli stand vuoti, pochissime persone con le mascherine, e poi anche un'ala di chi ha ancora questa brutta abitudine di pensare, di porsi delle domande, con un discreto numero di persone, di partecipazione e di entusiasmo. Ci siamo anche un po' divertiti a provocare, qualcuno non l'ha presa benissimo, altri stand nei paraggi alzavano la musica casualmente a manetta durante le presentazioni dei libri di Enrica, erano molto infastiditi, però questo non scoraggiava le persone, e quindi anzi lo metto sotto forma di domanda: che impressione avete avuto? Io ne esco con la visione di un bicchiere mezzo pieno. Sì, guarda, cioè sono anni, decenni che insomma che frequento per lavoro il Salone del Libro, quindi nel bene e nel male, nel senso che comunque essendo a Torino è un po' un salotto radical chic, quindi sei ben consapevole che ci sono tutta una serie di dinamiche. Non a caso ci sono state anche delle proteste che sono state un po' fotocopie rispetto a quelle degli anni precedenti, perché poi tutti gli anni chiunque possa essere minimamente, no, accusato di essere vicino a un'area di destra viene contestato, si cerca di censurarlo, di boicottarlo, di non farlo nemmeno entrare al salone. C'è stato anche questo tentativo di nuovo con, per esempio, De Benoit, e vabbè, abbiamo visto la protesta nei confronti della Roccella, abbiamo visto però anche la protesta del nostro amico Francesco nei confronti della Viola. Io ero lì, brava, cercavo poi a un certo punto di portarlo via, e tra l'altro assolutamente esagerata poi dopo nella reazione da parte dei media, perché comunque no, ma appunto ero presente, è stata una contestazione che è partita anche pacata, e poi nel momento in cui c'è stata ovviamente la risposta piccata della Viola, l'applauso del pubblico che ha cercato di alzarlo contro Francesco, ci sono stati dei toni più accesi, ma nulla paragonabile soltanto alla sera prima, dove una trentina di persone ha letteralmente impedito al ministro Roccella di parlare, no? Quindi però poi è partito il solito piagnisteo, e poi soprattutto questo tentativo, no, solito dei media mainstream, della propaganda, di additare questo signore Novax che aveva aggredito verbalmente la Viola, ma anche perché io l'ho visto proprio in diretta, no, lo sguardo della Viola, cioè queste persone, queste virostar che hanno vissuto in questi 3 anni totalmente avulse dalla realtà, in questa specie di Olimpo delle virostar, quando poi per caso escono fuori dal loro castello, dalle loro mura, e incontrano delle persone che sono anche vagamente incazzate,
queste vedi proprio che ci rimangono malissimo, come è successo più volte a Speranza, a Bassetti, a Galli e tanti altri che sono stati contestati, perché non riescono proprio neanche a concepire che effettivamente ci sia della gente che non la pensa come loro e che tra l'altro gli porta dei dati, come per esempio ha fatto Francesco per smentire, no, la narrativa del pensiero unico, la narrativa pandemica. E quindi vanno in tilt, per esempio lei ha risposto una cosa del tipo ma se non ci fossero stati i vaccini non saremmo neanche qui, no? Cioè le solite idiozie, i soliti mantra. Quindi comunque ci sono stati anche dei siparietti, insomma, notevoli, coloriti, e poi comunque ci conoscono, insomma, da anni, siamo comunque anche nella nostra città, e quindi le persone sapevano dove trovarci, anche se una posizione diversa dal solito, poi insomma confinati all'Oval. Quindi di nuovo ringrazio tutti quelli che hanno avuto il tempo e la voglia di passare, perché poi erano davvero numerosi, e come diceva prima Gianluca, invece magari passavi per lo stand di Repubblica o lo stand della Rai o altro, erano enormi, proprio mastodontici, bellissimi, tutti laccati, e poi erano mezzi vuoti, oppure c'era la gente che si sedeva perché era stravolta, non sapeva più dove sedersi, allora si sedeva un attimo per respirare. Ma guarda, io volevo dire, aggiungere una cosa, sono contentissimo che tu abbia citato questo episodio di Francesco con la Viola, no? Perché proprio dà la misura del doppio pesismo ipocrita che contraddistingue proprio la politica e l'informazione italiana, no? Perché quando c'è stata la contestazione al ministro Roccella, Saviano, quello con la scorta perché è perseguitato dalla Camorra, io penso a insaputa della Camorra, e si è subito schierato in difesa dei contestatori, dicendo che la contestazione è un legittimo diritto democratico, e che quindi queste persone, contestando e non lasciando parlare il ministro, hanno semplicemente esercitato un loro sacrosanto diritto in democrazia. Mentre Francesco, che è andato a dire la propria opinione, no, alla Viola, ecco che Bassetti. A proposito, volevo esprimere la mia solidarietà nei confronti dell'anonimo che ha scritto coglione sulla porta dell'ospedale San Martino. Ma quella era la specialistica. Esatto. Ecco, e Bassetti ha dipinto questa così rimostranza legittima, perché il cittadino ha il diritto di esprimere il proprio parere, no? In questo caso probabilmente ancora di più rispetto alla contestazione al ministro, eppure la cosa è stata dipinta come aggressione, come atto violento, eccetera eccetera. Intanto vi siete persi anche il teatrino della Zanzara il giorno dopo, che esplicitamente o sotto falso nome ha cercato anche di contattare noi, chiamarci, parlarci per il numero di Francesco, che infatti è collegato e lo salutiamo. Ma visto che intanto Francesco Centineo è un nostro amico, e poi magari manderemo anche l'articolo che l'ha riguardato, visto che tu eri presente, ma sono più quelli che non conoscono Viola di quelli che non conoscono Francesco, quindi anche due parole su chi sia questa Viola, è un po' un'alienata, convinta di essere protetta dal sistema, e poi lo abbiamo sempre detto, quando hanno una doccia di realtà capiscono che il mondo dei confetti, degli unicorni e degli arcobaleni che gli è stato costruito attorno non corrisponde a verità, e ci rimangono male. Guarda, esattamente quello che dicevo prima, no? Quando brevemente ho ricostruito la vicenda, cioè ho proprio visto che è rimasta pietrificata, perché innanzitutto non si aspettava minimamente, nonostante lo stand di Repubblica di Robinson fosse comunque aperto e anche di passaggio, perché era proprio di passaggio dal terzo padiglione a uscire per andare all'Oval, no? Proprio non si aspettava minimamente, non concepiva l'idea di poter essere contestata, sebbene poi nel suo piagnisteo successivo, no, che è stato ripreso dai giornali, che hanno calcato ovviamente su questo tipo di propaganda, ha voluto sottolineare che lei da 8 mesi era sotto scorta e quindi poverina, però nel momento in cui c'è stata la contestazione, lei proprio si è visto che
è rimasta pietrificata, perché come dicevo prima, evidentemente questi personaggi sono talmente avulsi dalla realtà, vivono nel loro iperuranio, vivono di totale astrazione, che poi evidentemente si convincono anche di essere nel vero, vivranno probabilmente anche vittime di forme di dissonanza cognitiva, e quando qualcuno a un certo punto li tira giù da questo limbo, da questo iperuranio, e li mette davanti alla realtà dei fatti, Francesco l'ha anche fatto citando dei dati, degli studi, e ovviamente questi vanno in tilt, non sanno cosa fare e non possono che ripetere così a macchinetta i soliti mantra e i soliti slogan, anche perché davanti aveva, in questo caso la Viola aveva una platea, c'erano decine di persone, ci sono state una quarantina di persone, non lo so, e quindi è completamente, è come un robottino quando a un certo punto va in tilt, va in cortocircuito. Quindi anche questo comunque è stata l'ennesima riprova di tutta una serie di meccanismi, di come funziona il mondo delle virostar e poi ovviamente di come funziona il mondo dei media, perché poi è scattata subito la caccia al Novax, ha stato il Novax, soprattutto nelle settimane precedenti alcuni casi di cronaca, anche di cronaca nera, erano stati strumentalizzati per sbattere il mostro Novax in prima pagina. Qualche settimana fa c'era stato un sondaggio di SVG che era stato ripreso da Il Foglio, Il Giornale, la Huffington Post, Rolling Stone, per far passare, fotografare la situazione del complottismo in Italia, no? E poi mettere insieme tutta una serie di anche variegate, variopinte teorie, insieme insomma a posizioni anche ben documentate, dall'11 settembre alla possibili origini del Covid fino a insomma, questioni che comunque di cui si occupa il giornalismo libero indipendente, per screditare il tutto, metterlo sempre sotto nell'unico calderone, allora, far passare i dissidenti come dei pazzi. Allora, visto che l'abbiamo citato, era collegato con noi, gli ho girato il link. Francesco Centinaio, eccolo, ben arrivato. Facinoroso! Mi fai con molta tranquillità un resoconto di che cosa è successo? Eravate tu ed Enrica che stavate passeggiando per il Salone del Libro, quando ecco all'improvviso... Prego. Che mi parte! Povera Enrica, innanzitutto, che si è trovata in mezzo e quindi ora è costretta pure a difendermi, però vabbè, niente, io l'ho vista e volevo parlarvi, poi insomma mi chiedevo una cosa, ma se è sotto scorta, ma io come ho fatto ad arrivare a 3 metri? Non ho capito. Ma perché anche lì, ma loro la pagano la scorta? No, volevo capire, perché cioè, è facile raggiungerli a questi personaggi sotto scorta. No, ma poi soprattutto la scorta a chi la merita davvero non ce l'ha. Però quindi è una virostar ingigantita dalla TV, stava facendo il suo comizio, tu cosa gli hai, cioè stavi passando di lì e che cosa gli hai detto? Guarda, c'è un video chiarissimo su Affari Italiani che mi riprende in pieno, non hanno censurato nulla, cioè è chiarissimo, io gli ho fatto delle risposte nel merito e lei, non potendomi rispondere prima, ha cercato il pubblico, si è fatto applaudire. Dopo, quando io ho insistito, mi ha dato il disturbatore. A quel punto io ho detto che era una bugiarda. Cioè, questa è la realtà. Cioè, non è che io l'ho aggredita, è lei che non ha voluto il confronto. È chiaro, perché poi d'altronde... Perché io sono arrivato e gli ho detto, scusi, le faccio una domanda. Già sempre edulcorando. Chiamiamoli sieri, chiamiamoli... Cioè, nel senso, non nominare le parole. Io gli ho fatto una domanda e gli ho chiesto... Se questi trattamenti, ok? I trattamenti. Ho chiesto se fossero sicuri. Mi ha detto, Polonio. Io gli ho chiesto, ma scusi, ma non ci sono le reazioni avverse? E lei mi ha detto che erano poche. E io gli ho chiesto, ma scusi, l'FTC e il CDA dicono che ci sono un sacco di reazioni avverse. E lei mi ha risposto che noi siamo qua grazie ai vaccini. No, queste bevande non la puoi dire. Non si può dire. Vabbè, l'ha detto la Viola, eh. Ma questi cazzi. Non l'ho detto. Metteremo dei... Quindi capite, vabbè, perché poi non poteva andare alla Zanzara, perché ha un autocontrollo limitato. Quindi... No, e poi è vero ma giusto. Ecco, mi dici poi, vabbè, dopo, perché poi il bello deve ancora venire, perché ovviamente ti hanno citato, eravamo al Salone quando tu mi hai girato anche la foto e l'articolo di Repubblica, se non sbaglio, e poi sei stato in qualche modo cercato dai giornalisti di Repubblica.
Sì, ma anzi, guarda, meno male, perché i giornalisti di Repubblica, cioè, nonostante il frame sia quello, perché non ti può no, non ti rende giustizia questo frame. No, 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 no. Ma qua è quando è tranquillo, comunque, appena sì, sveglio. Ma qua anche avevi... Ma c'è cioè, avevi già posato Sanzara, ma poteva andare da Cruciani, scusa. Ma no, ma potevo portare, poi non vi insulto perché vi conosco, però insomma è Repubblica che avrà perso tempo nel cercare il frame giusto, cioè anche questo diciamo. Io ti dico che però Repubblica ha detto che io ho rifiutato l'etichetta del Novax perché gli ho detto che comunque siamo in piazza dal 9 marzo e che siamo in piazza, per noi non è cambiato niente, che comunque il silenzio che c'è è assordante ed è ingiusto. Ha riportato che comunque io gli ho detto che secondo me noi siamo stati trattati come dei terroristi, che i medici sono stati radiati, che non c'è stata libertà di espressione e che giornalisti come Riga non sono stati silenziati, quindi hanno riportato tutto. Ha riportato anche che noi comunque siamo ancora qui perché ci opponiamo a quello che è uno stato di sorveglianza perenne, all'implementazione dell'intelligenza artificiale che esautora comunque la democrazia totalmente, e che per noi quella era una battaglia contingente, la nostra lotta è molto più profonda, quindi almeno il messaggio è passato, secondo me. Anche perché poi il giorno dopo immagino il telefono mio squillava all'impazzata, quello di Enrica anche, immagino il tuo, Francesco. Ma guarda, più di tanto no, invece ti volevo dire una cosa, appunto, visto che i media mainstream fanno tanto squadra, io vorrei capire dove sono i media antisistema che dicono tanto uniamoci, poi quando è il momento di ribattere una notizia, di dare supporto, spariscono. Tipo fissati, non so perché, cioè, mi aspettavo che comunque questa gente prendesse anche la palla al balzo per difendere tutto quel popolo che è stato discriminato, perché quando c'è da fare insomma degli eventi, delle vetrine, delle manifestazioni in cui magari no, far riflettersi nel pubblico e far risaltare il proprio nome, siamo tutti bravi. Quando è ora di schierarsi per le persone, perché comunque io sono passato per il frame del Novax classico, il disoccupato che non è laureato, ignorante, facinoroso, quindi l'etichetta che ci danno da 3 anni. Quindi questa etichetta a tutti i vostri colleghi gli va bene? Perché dopo, se gliela danno, se la tenessero, glielo voglio dire proprio da qua. Perché non c'è, è che dovrà difendere me. C'è da dire che immediatamente si è poi attivato anche BioBlu, che ho visto che ti ha raggiunto allo stand, avremo anche noi. Sì, ho ringraziato, ho fatto dei post pubblici ringraziando Enrica, ringraziando tutti quelli che mi hanno, insomma, preso le parti, che mi hanno difeso. Però effettivamente Saviano non ha detto, Saviano no, non ti ha difeso. Luca Bizzarri, no, ma secondo me Saviano potrebbe pure difendermi, magari in competizione con la Viola sta a perdere colpi, che ne sai. Tra una scorta e un'altra magari gliel'hanno levata a lui per dargliela alla Viola. Però se sei arrivato a 3 metri gliel'hanno data Novax la scorta alla Viola. intanto questo è, però effettivamente io devo spezzare una lancia nei confronti di Francesco, perché ha ragione, c'è stato comunque un silenzio assordante e forse secondo me ad alcuni ha dato anche fastidio il fatto che tu in poche mosse, così poi ci colleghiamo anche alle 3 mosse di Tosatto, comunque sei riuscito, si parlava anche venerdì e domenica stessa del fatto che alle volte per fare comunque politica o per far arrivare anche una voce di dissenso basti anche relativamente poco, no? Basterebbe provarci anziché coltivare magari ognuno il proprio orticello. Ogni tanto anche i metodi vecchi e puri, come vado lì e glielo dico, e quindi questo ti fa onore che tu sei senza filtro, e fra l'altro secondo me non è da tutti i tipi di carattere, quindi magari sono persone che si riempiono tanto la bocca, poi non hanno la tua prontezza, perché non era preparato, tu ti sei trovato lì e in pochi secondi hai preso la decisione. Cioè, io sono entrato e l'ho trovata là. Temo anche di averti detto io, guardaci la Viola, e tu hai detto dopo, cioè quindi è tutto eccola partito, complice. È stata la perro. Voi due insieme mai più.
È stata a ferro come la Putin. Sì. È stato, sì. Vabbè, vabbè. Allora, Andrea, veniamo anche da te sul Torna Libero in tre mosse. Bella partecipazione di pubblico al Salone del Libro, e so che sei in tour, hai avuto anche qualche difficoltà logistica e dei territori con alcune date annullate. Raccontami un po' di come sta andando la tua tournée, delle difficoltà e delle prossime date. Sì, no, in generale sta andando molto bene, sono contentissimo. Dovevamo fare una data a Cesena, poi purtroppo la siccità ha causato questo alluvione, queste esondazioni, per cui lo spettacolo è stato annullato, però mi sono ripromesso di rifarlo a Cesena in piazza gratuitamente, che per un genovese, ti dico, mi è costato un rene e il fegato, però per i romagnoli questo ed altro, quindi lo rifaremo gratis in piazza, proprio per compensarli un pochino anche di quello che hanno subito, e sperando che reagiscano poi nella maniera appropriata, perché fino adesso non sono molto soddisfatto di vedere balletti e cantare Romagna Mia. Mi sembra di rivedere le scene dei balconi quando si diceva andrà tutto bene, e l'Emilia Romagna mi sembra un po' la nuova Bergamo. Comunque, detto questo, il 28 di maggio sarò a Torino di nuovo, quindi dopo una settimana sarò di nuovo a Torino con lo spettacolo. In apertura ci sarà proprio Enrica a parlare. E se Francesco vorrà essere mio ospite, volentierissimo. Gianluca, so che tu verrai, quindi ecco, il 28 di maggio, ecco qua c'è la locandina alle 5:30 con apertura di Enrica, e il mio spettacolo Torna Libero in tre mosse. Io, Andrea, non ci sono, sono a Milano che c'è la manifestazione contro i sistemi di sorveglianza, mi dispiace, ti ringrazio. Figurati, ci sarà modo e tempo, sicuramente. Ci sarà occasione, ecco, tutte proposte concrete per fare un qualcosa. Allora, guarda, poi in chiusura voglio dare ancora anche un altro evento di Enrica, che anche lei è molto attiva con quante partecipazioni possibili, però effettivamente siamo nel momento del fare. In questa estate finalmente ci si può riunire, ognuno a suo modo, con il suo carattere, con le sue peculiarità, con le sue caratteristiche. È giusto che possa dare adito a tutte le frecce che ha a disposizione nella sua, in qualche modo, indole, no? Quindi è giusto che ognuno provi, e le provi tutte, in modo da non avere in qualche modo rimpianti. Quindi Enrica dalle piazze, la presentazione dei libri, Andrea con la sua ironia pungente, con la sua presenza costante anche come spina nel fianco nel rispondere colpo su colpo di ogni tweet. Fra l'altro c'è anche qualche ulteriore avversario di tweet che hai avuto negli ultimi giorni, perché si è aggiunto la lista, si è aggiunto qualcuno negli ultimi giorni. Ma diciamo che ormai ho il mio portafoglio, diciamo, come gli agenti di commercio. Io c'ho il Papa e altri due o tre, così, che mi piace. Anche perché in tanti mi hanno bloccato, quindi non posso più rispondere, perché Bassetti mi ha bloccato, Scanzi mi ha bloccato, Burioni mi ha bloccato, e quindi c'ho la Lucarelli. La Lucarelli però improvvisamente, non so se l'avete notato, ha smesso di parlare di sieri e di trattamenti, non ne parla più, proprio come se la cosa non l'avesse mai riguardata, se questa cosa non l'avesse mai proprio sfiorata neanche lontanamente. Questa cosa mi lascia un po' stupito, non so che cosa possa essere successo per cui la cara selvaggia improvvisamente si è chiamata fuori. Non so se si sia chiamata fuori lei o se l'abbia chiamata fuori qualcuno, però qualcosa di strano da quelle parti è successo. Ma di cose strane in questo periodo in quell'ambito lì, Piazza Pulita, sai, quei cortili dove bazzica appunto la Lucarelli, di cose strane ne stanno capitando, perché ad esempio l'altro giorno a Piazza Pulita, così tra il lusco e il brusco, senza nessuna motivazione plausibile, si sono messi a parlare di cloud seeding, no? Di inseminazione delle nuvole. E io, insomma,
sentire Piazza Pulita dei Formigli che sdogana in qualche modo le inseminazioni delle nuvole, dicendo oltretutto si fa persino in Italia, cosa che noi ufficialmente, insomma, nessuno ce l'ha mai detto, che, no? Andrea, apro una parentesi, fra l'altro il video spezzettato lo trovate anche sui nostri canali Telegram, Shorts, YouTube, Instagram e non solo, ma è interessante vedere poi come a quell'attore abbiano fatto fare un'inversione a U, un po' come quando i navigatori si incazzano, e questo, no, ma io intendevo, cioè gli ha fatto tutto un volo pindalico per dire che non era collegato al presente. Sì, ma è la toppa peggio del buco, ma è la toppa peggio del buco, perché se tu nel momento in cui c'è un'alluvione terrificante in Emilia Romagna mi tiri fuori una roba che non c'entra un cazzo per parlare dell'alluvione in Emilia Romagna con i morti ancora caldi, allora c'è qualcosa che non va, cioè, perché voglio dire, che motivo hai di parlare di una cosa se non c'entra nulla, cioè è ancora peggio, no? di una cosa del calibro l'unica cosa che mi preoccupa è che non riesco a capire come mai c'è stato questo outing, no? Cioè, dove si vuole andare a parare con questo outing? Ho fatto anche delle considerazioni nell'editoriale di sabato, proprio su questo canale, dal titolo emblematico Piove, governo ladro, vi invito ad andarlo a vedere. Francesco, so che anche tu sei molto impegnato con un sacco di iniziative un po' in giro per il territorio. Qual è il tuo modo per fare qualcosa e quale sarebbero anche? Ne abbiamo parlato a fatti caldi appena accaduti, no? Sul fatto che tu hai un po' dei consigli per il cosiddetto antisistema, per in qualche modo poter farsi vedere un po' di più e non ghettizzarsi ognuno sul proprio orticello, no? Sì, allora io avrei delle proposte, però sono delle proposte che bisogna che ci sia una volontà comune, soprattutto tra chi ha delle dirigenze di entità nazionali, di coordinarsi tra tutti per mettere su delle strategie che siano coordinate per identificare delle cartografie di lotta e per pianificare delle strategie, cioè noi abbiamo degli obiettivi, ok? Come li decliniamo? Come coordiniamo i territori in maniera che sui territori questi obiettivi siano comuni? Cioè, se noi decidiamo per dire che vogliamo fare le manifestazioni contro i biolaboratori, noi non possiamo partire dal biolaboratorio in cui in Italia si è investiti meno soldi, no? Il biolaboratorio in cui si fanno probabilmente pochi cambiamenti, un biolaboratorio che passa da un centro città a una periferia, quando ci sono dei biolaboratori come a Trieste o a Perugia dove stanno facendo degli investimenti molto più cospicui, dove ci saranno dei cambiamenti più grossi. Quindi quando bisogna fare delle lotte bisogna identificare qual è l'obiettivo, no? Coordinarsi e magari anche fare delle manifestazioni in cui tu, avendo delle collettività coordinate su 10 città, vai in 10 biolaboratori insieme, ognuno nella sua città, no? C'è la manifestazione a Pesaro, c'è la manifestazione a Trieste, c'è la manifestazione a Perugia, per dirne una. Oppure per dirne, noi abbiamo detto che per 3 anni ci siamo lamentati che non potevamo sederci a un ristorante, non potevamo portare i nostri figli a scuola, non potevano giocare a pallone, no? Non potevano accedere a un cinema, a un teatro, ci hanno sospeso dal lavoro. Chi lo sa, un giorno magari ci impediranno anche di fare la spesa. Ci siamo organizzati sui territori per raccogliere nelle collettività qualche spiccio per uno, magari anche per riprendere dei borghi di quelli, sapete quei borghi dove vendono le case a 1 euro? Li conoscete quei borghi abbandonati? Che ne so, un'ipotesi. Diciamo, costruiamo delle alternative dove abbiamo delle palestre popolari nostre, delle sale libro, delle sale con dei giochi, delle sale dove fare yoga, delle sale dove fare dei corsi, una sala con degli strumenti musicali. Cioè, magari invece di stare sul web, finanziare 500 progetti di persone che chiedono soldi ad altri, magari invece di delegare sempre a terzi, magari invece di finanziare il progetto della campagna contro Burioni o contro Mario Draghi, le denunce collettive, organizzare delle collettività sui territori che danno un'alternativa pragmatica, così che un giorno che tornasse un vaccino obbligatorio o un altro, magari le persone... Gioca di sponda! Chinotto! Sì.
Chinotto, sì. Fornasse una restrizione, qualsiasi un'imposizione che estromette una persona che non ci vuole sottomettere, che non vuole sottomettersi a tale imposizione da appunto dall'accesso ai pubblici servizi, alle attività o dal lavoro, che queste persone possano non essere ricattate perché hanno un'alternativa. Io non credo che tanta gente sia sottomessa perché ha creduto o voleva, semplicemente ci sono state delle persone che non avevano alternative. E okay. Un'altra cosa che direi che si potrebbe fare, vabbè. No, che avevo sentito un casino, prego. No, perché c'ho la finestra aperta, scusa. Okay. Comunque, dicevo, un'altra cosa che si dovrebbe assolutamente fare è sui territori, tra i vari militanti, vedersi settimanalmente, e un'altra cosa essere presenti fisicamente nei luoghi dove ci sono, c'è visibilità. Per dire, c'era il Salone del Libro, ma complimenti a quei ragazzi di Extinction Rebel che sono riusciti ad andare in 50 là sotto a far parlare di loro. Poi non mi piacciono i loro metodi, assolutamente non sono d'accordo con loro, per niente. Però loro erano lì. Il giorno dopo, quando io sono arrivato con Enrica, a voglia anche molto aiutati, nel senso che non ne frega niente, Gianluca, mettere 50, non diciamo questo, svia il discorso. Il punto centrale è un altro: se io chiamo 100 militanti di Torino che hanno raccolto le firme per le campagne elettorali e gli dico d'annassa a sedè con gli striscioni per contestare il Saviano, il propagandista che fa, voglio dire, sì, Bruno Vespa, Crodini, che andiamo là fuori a contestarli, io sono sicuro che 50-60 persone a sedersi sotto al sole con gli striscioni sotto la pioggia non le trovo, sono sicuro. E se noi non riusciamo a essere fisicamente nei posti dove, poi oltretutto, noi abbiamo detto che per 3 anni abbiamo subito il totalitarismo del pensiero unico, che è figlio del politicamente corretto, che è figlio di un'egemonia culturale. Mi dite dove si fa l'egemonia culturale se non è un Salone del Libro? Perché lì non siamo in massa? Perché non siamo in massa? Guarda, a tal proposito, noi infatti partiamo con l'iniziativa Fuori dal Tubo, stiamo girando i teatri, stiamo cercando la sede fisica di un'associazione con i trekking, le escursioni, il ritrovarsi, il contarsi e un qualcosa di fisico, perché da agosto a livello di comunità europea probabilmente dovremo velocemente poi trovare un'alternativa, poiché ci sarà una censura di comunità europea molto più rigida su tutte le piattaforme social. Adesso poi chiedo anche a Enrica di questo. Insieme alle nostre iniziative voglio anche segnalare il mio amico Giuseppe Lentini, che tramite Variante Torinese ha lanciato un'iniziativa SOS Emilia Romagna. Fra l'altro, se qualcuno è indecoroso che ci sia una raccolta fondi con la tassazione che abbiamo, in Italia, ogni sfollato dovrebbe stare in hotel 5 stelle e nessuno dovrebbe avere anche solo la faccia tosta di chiedere un euro, cosa che per esempio il PD sta chiedendo soldi per l'Emilia Romagna. Cioè, tra i più grandi responsabili, ma sono in buona compagnia, chiedono soldi, ecco. Posso dirti una cosa, Gianluca? Leggevo oggi, hanno aumentato di un euro il costo dei musei, no? Se tu vai a visitare un museo, il biglietto costa un euro in più, perché con l'euro che raccolgono vanno ad aggiustare diciamo, i beni che sono stati danneggiati dagli alluvioni. Ma ti rendi conto? Cioè, vuol dire, dobbiamo pagare noi i danni autotassandoci di un euro se andiamo a vedere un museo. Cioè, è una cosa vergognosa questa, secondo me. Non ha senso. Fra l'altro, questa iniziativa SOS Emilia Romagna partono per portare bene di prima necessità dalle 17 alle 22 allo Sporting Dora di Torino, e domani invece anche, comunque hanno diversi orari, perché partono poi fisicamente e ci manderanno dei video di che cosa poi eventualmente faranno, e dicono che andranno in 3 luoghi sicuri ma ancora oggi isolati, che non hanno avuto ancora nessun aiuto. Quindi Giuseppe andrà proprio fisicamente lui in questi posti. Passo poi la parola a Enrica, però vedere questa sera, mentre sono andato a prendere mia figlia, ho visto un televisore collegato sulla 7 dove c'era Mentana che diceva che
quanto è brava la Meloni che da 500 milioni ha trovato e alzato a 2 miliardi i soldi, e Pappa e Ciccia con Bonaccini adesso, però ovviamente questi soldi, si sa, la burocrazia italiana è lenta e quindi le persone devono dare i soldi, donare alla Sette, che a sua volta insieme al PD e insieme a tutti i partiti, fra l'altro ne parlerò anche sabato, tutti i partiti hanno le casse vuote, gente come i 5 Stelle, come il PD e come altri grossi partiti non sanno come pagare le sedi, quindi forse una domanda me la farei su che cosa stanno portando le urne mezze vuote. Ma Enrica, vengo da te anche su questo e su quello che poi so che puoi stare ancora poco, Enrica, però visto che anche tu hai trattato l'argomento della Comunità Europea e di quello che accadrà ad agosto su tutte le piattaforme social e quanto non siano in azioni mirate solo alla chiusura sui social, andranno proprio, se nessuno li fermerà, sul personale, no? Quello è chiaro, perché ormai è un processo che sta andando avanti in realtà da anni, che ha avuto un'accelerazione durante, insomma, il triennio pandemico. Semplicemente poi lo schema è sempre lo stesso, perché si strumentalizza la battaglia contro le fake news da un lato per introdurre un'informazione certificata e dall'altro per legittimare la censura. Prima scherzavo, però esattamente ieri c'è stato un articolo che io trovo gravissimo, pubblicato su Domani. Il titolo è "Il negazionismo climatico dovrebbe essere un reato", di Gianfranco Pellegrino, dove si sostiene chiaramente che bisognerebbe introdurre, così come c'è per il negazionismo della Shoah, eccolo qua, anche un reato per chi nega i cambiamenti climatici. Vedete che però la stessa cosa, cioè lo stesso tipo di propaganda che unisce la tecnica del bastone alla paura, alla vergogna, al senso di colpa, c'è stata anche durante la pandemia, per cui i negazionisti del Covid, così come successivamente, tanto poi all'interno... Anche tu, Enrica... E negazionisti del Crodino, negazionisti degli ultimi 2 anni del Crodino, sotto questo cappello venivano messi tutti coloro che criticavano il chinotto, quelli a cui non piaceva lo spritz e quelli che proprio non gli andava l'aranciata. E capisci che facendo così, ogni volta che tanto si presenta una nuova crisi, perché semplicemente lo schema, come dicevo prima, è sempre lo stesso, una forma di strategia della tensione, si alternano le crisi, cambiano semplicemente i fondali, no? Ma la modalità che viene adottata è sempre la stessa. E quindi si sta andando avanti tassello per tassello, quindi prima si volevano appunto criminalizzare, addirittura ci sono stati anche eminenti filosofi o psicologi e psicanalisti che paventavano il TSO per i negazionisti del Crodino, e adesso la stessa cosa capita per coloro che non è che negano, che magari criticano, che hanno dei dubbi sulla narrazione, no, del pensiero unico. E sta diventando sempre più difficile, ma adesso anch'io che sto parlando di negazionisti del Crodino è proprio la riprova che bisogna parlare cifrato in stile Radio Londra, perché altrimenti ti censurano, finisci con delle pene o delle sanzioni comminate. Sta diventando sempre più difficile non soltanto esprimersi, ma incredibile pensare, cioè questo è proprio lo psicoreato. Quindi è chiaro che già nel momento in cui vedi che stanno già spianando la strada alla crisi successiva, che tanto hanno già capito e ne stiamo parlando da mesi che sarebbe stata questa, e dall'altro poi ci sono anche a livello poi sovranazionale, quindi per esempio dall'Unione Europea, il Digital Service Act o quant'altri disegni di legge che cercano di stringere sempre di più le maglie, facendo cosa? Affidando poi la sorveglianza e il controllo del web
dei controllori che sono sempre degli inquisitori digitali, cioè delle specie di fact checkers, di debunkers certificati. Se non si cerca, no, di ostacolare, di distruggere, di invertire questa tendenza, altro che finire a parlare di Crodini, cioè diventerà proprio difficile esprimersi. Allora Enrica, io ti chiedo scusa, so che sei fuori orario, ma vorrei velocemente lanciare nuovamente anche la copertina del libro che abbiamo fatto assieme per Edizioni Facciamo Finta Che, e il fatto che abbiamo anche un contributo video per farvi capire quanto sia attuale. Quindi questo è I Signori dell'Immortalità, che trovate ovviamente su tutte le piattaforme, nonché nei nostri eventi dal vivo, la nuova sfida della Silicon Valley, sconfiggere la morte e vivere per sempre. Ma tu proprio oggi pomeriggio mi hai mandato un video che, se vuoi, commentiamo anche assieme, così poi ti libero e lo vediamo. Quindi Mesbet, se vuoi, intanto vediamolo questo video. Mentre scorrono le immagini, Enrica ci può dare anche, ce lo può contestualizzare. Eccolo qua, se riesci togliamo l'audio. Sì, questa è una delle tematiche di cui parliamo nel libro, e tra l'altro parlo anche di questo personaggio che è Brian Johnson, quello a cui è dedicato questo video, che è un milionario della Silicon Valley, tra l'altro è anche il fondatore della Kernel, che è una startup che ha diciamo, aveva un obiettivo simile alla Neuralink di Elon Musk. Costui è talmente tanto ossessionato dalla ricerca della mortalità che ha un team, eccolo qua, a 53 anni, è talmente tanto ossessionato dalla longevità, dalla ricerca dell'immortalità, che ha un team di 30 medici che lo seguono ogni giorno, che monitorano tutto quello che fa, che beve, l'esercizio fisico e tutto il resto. Ma adesso cosa ha fatto? Questo qua è il figlio di 17 anni. Con il figlio e il padre settantenne sono andati in una clinica, mi sembra in Texas, adesso non mi ricordo più, e hanno seguito la pratica della parabiosi, che tra l'altro spopola nella Silicon Valley, ossia ha fatto prelevare un litro e mezzo di sangue dal figlio adolescente, le ha fatto prelevare il plasma e se l'è fatto reiniettare, e lui ha fatto poi la stessa cosa a sua volta con il padre. E questa è proprio la base della parabiosi, cioè trasfusioni di sangue da adolescenti, comunque persone giovani, a persone appunto meno giovani, perché ciò porterebbe a una forma di rigenerazione cellulare, o comunque a un miglioramento del sistema, che poi si tratta proprio, lo vedete anche qua nelle immagini, una forma di vampirismo semplicemente dietro pagamento. Il fatto è che nella Silicon Valley sono proprio nate e spopolano tutta una serie di startup, per esempio la più importante è l'Ambrosia, dove per $8,000-$10,000 ti puoi comprare il sangue, il plasma di ragazzi giovani e farti queste trasfusioni. Adesso, senza andare appunto incontro ad altre forme di cultura, però poi arrivateci voi, cioè uniti i puntini, esatto, cercate di capire dove si sta arrivando, dove si potrebbe arrivare. È chiaro, questo è quello che si vede chiaramente, dove per $8,000 ci sono delle start-up che possono farlo, tant'è che si è creato un tale commercio che nel 2019 la Food and Drug Administration ha dovuto emanare anche un comunicato stampa per cercare, insomma, di limitare questo traffico di sangue di giovani. Ecco, bravo, Samu, ho già iniziato a capire qualcosa in chat. Bravo, ecco, leggete la chat per dire quella parola che ovviamente è vietatissima, o lo metteremo anche nei commenti, o comunque la chat rimane poi anche a posteriori. C'è ancora un'iniziativa, perché so che anche tu sei instancabile, così ringrazio anche Giampiero, che fra l'altro ha fatto anche le riprese a teatro a Torino, che pubblicheremo poi nei prossimi giorni sul canale Facciamo Finta Che. C'è una locandina che ti vede protagonista con un'altra iniziativa assolutamente da fermare, che questa qui. Ecco, voglio solo spiegare una cosa in chat. Allora, questo sì, è questa conferenza dell'8 giugno, dove si parlerà di gender, si parlerà di utero in affitto e anche di transumanesimo e di postumanesimo, e si terrà poi all'Ambrosio, al cinema Ambrosio. Ci saranno tantissimi ospiti a moderare, ci sarà Michele Crudelini, giornalista di BioBlu, organizzata proprio dall'amico
Giampiero. Prima di staccarmi, volevo solo spiegare una cosa, perché vedo che in chat c'è un po' di confusione. Questa pratica della parabiosi non è come quella che scrivono alcuni, la pratica che faceva di lavaggio del sangue da Mick Jagger a tanti anni, quella e tanti altri, soprattutto Star, proprio sono due cose completamente diverse. Una cosa è il lavaggio del sangue, e un'altra cosa invece è fare le trasfusioni di plasma di sangue da ragazzi giovani, dai 16 ai 25 anni, a persone insomma meno giovani. Questa è una forma di vampirismo, cioè già ne parlavo in Cyberuomo, ricordando una delle serial killer donna ante litteram, che era la contessa Elizabeth Báthory, e era un qualcosa del genere. Non è il discorso invece legato alla pulizia del sangue, che ti fai tu con il tuo sangue, per cui il tuo sangue viene pulito, ti viene rimesso in circolo. Questo, a mio dire, è proprio un po' la metafora di questo gota mondialista, perché rappresenta una moderna forma di vampirismo in cui semplicemente il sangue lo puoi pagare, e siamo sempre però sangue dei giovani, addirittura degli adolescenti o dei figli stessi, cioè i padri che vampirizzano i figli. Grazie Enrica, ti congediamo, scusaci un pochettino, ma c'è stato anche qualche... A questo punto penso che Landi abbia avuto un imprevisto, gli ho appena mandato un messaggio per vedere se almeno si collega per un saluto, nulla di che, ma gliel'ho appena scritto perché magari vedo che molti vorrebbero anche solo un suo saluto, gliel'abbiamo scritto. Grazie di cuore Enrica, ci vediamo presto. Ciao ragazzi, ciao Gianlu, ciao Francesco, ciao Enrica, ciao Andrea. Ciao, ciao, noi, ciao, ci vediamo domenica. Ciao, ciao a tutti. Domenica, ciao, ciao, ciao. Ecco, io partirei proprio di qui, Andrea. Che cosa accade ai tuoi spettacoli? Cosa accadrà domenica a Torino? Perché Libero in tre mosse? Ne parliamo. Sì, Libero in tre mosse sono tre mosse, è un po' come la jihad islamica, no? Che poi è stata un po' pervertita dal punto di vista del messaggio, ma che originariamente si riferiva a una battaglia del tutto interiore, no? Ecco, quindi anche torna Libero in tre mosse, quindi è come ritornare liberi principalmente dal punto di vista interiore, perché poi la libertà non è soltanto fuori, ma è anche e soprattutto dentro. E quindi queste tre mosse sono prima di tutto dubita, cioè il dubbio, perché nel momento in cui noi dubitiamo, ecco che facciamo il primo passo, quello che Gandhi considerava il più importante in qualunque battaglia si vada ad affrontare, no? Il primo passo. Ecco, il primo passo per ritornare liberi è sicuramente il dubbio, la messa in discussione di ciò che viene raccontato, di ciò che viene imposto quasi ultimamente, vedi quello che guardavamo prima rispetto alla narrazione del cambiamento climatico, per cui tu se osi dubitare allora dovresti essere addirittura incarcerato, no? Secondo qualcuno, dicono no, è reato mettere in dubbio il cambiamento climatico, però vedi questa cosa che abbiamo letto andrebbe usata a nostro vantaggio, perché dovremmo chiederci come mai chi vuole imporre un pensiero unico ha così paura di chi dubita, no? Ha così paura di chi mette in discussione, perché alla fine non è colui che si dà risposte che spaventa il sistema, ma è colui che si fa le domande e che fa le domande. Guarda un po' Francesco quando è andato dalla Viola, che paura che ha fatto, e non è mica andato con un'ascia in mano, è andato a fare domande, e le domande spaventano il sistema, perché lo mettono in crisi, perché molto spesso le risposte sono risposte che non possono essere date, forse perché non ci sono, forse perché smaschererebbero l'inganno. E allora la prima mossa dubita, quindi successivamente fatti domande, fai domande, siccome risposte non arrivano, ecco che possiamo proprio usarlo l'esempio di Francesco, no? Francesco ha fatto domande alla Viola, la Viola risposte non ne dà, e allora cosa deve fare Francesco come seconda mossa? Informarsi da sé. Fortunatamente
grattando un po' sotto la superficie, Francesco sicuramente lo fa, ma purtroppo tanti che non hanno neanche ancora dubitato sono ancora fermi alla prima mossa. Però dopo che dubiti ti informi, e dopo che ti sei informato, terza mossa, diventi consapevole, e quando sei diventato consapevole, ecco che sei molto più libero. Io ti faccio proprio anche un esempio su di me, no? Ad esempio, quando io sono diventato consapevole del fatto che i politici tutti sono asserviti a poteri sovranazionali che in qualche modo li rendono tutti cugini, perché se vedi che, non so, Enrico Letta e Bilderberg, la Meloni e Aspen, e il Movimento 5 Stelle c'aveva dentro Enrico Sassoon che era Aspen, quindi vedi che alla fine convergono tutti sotto l'ombrello dello stesso padrone, e allora vedi che improvvisamente la politica la percepisci in maniera totalmente diversa. Coloro che pensavi fossero persone di potere, in realtà ti rendi conto che sono dei pupazzi di qualcuno che in realtà ha potere, e quindi dai alla politica una così un'interpretazione del tutto differente. Francesco, scusate che sono uscito per sbaglio. No, io volevo dire una cosa a proposito di questa cosa che ha detto Andrea, in contrapposizione a quello che ha detto prima Enrica. Cioè, nel senso, Andrea ha detto ovviamente che io sono andato a parlare e sono stato scomodo dal vivo. Probabilmente se io avessi fatto questi quesiti dal web mi avrebbero censurato. È un paradosso, cioè, nel senso, il nostro mondo, cioè, molto spesso si fuorvia il messaggio che date voi. La gente non comprende e non riesce a capire, a fare il distinguo. Cioè, mentre è importante per voi, che siete dei comunicatori, la libertà sul web, per loro è importante, quelli che hanno preso consapevolezza da voi, quindi gli attivisti del nostro mondo, rivendicare la libertà dal vivo. È inutile che loro fare l'ambasciatore delle comunicazioni, perché molti pensano che divulgando i post della trasmissione di Gianluca, piuttosto che c'è gente che passa la propria vita a condividere i post di Gianluca, di Tosatto, di, e poi magari che va bene, cioè, ognuno in base al proprio peculiarità, al proprio carattere. Ti voglio dire una cosa, l'importante però, piuttosto che credere che comunicando a delle masse virtuali sul web le persone che fanno attivismo possano svegliare delle coscienze, accontentiamoci noi che siamo tantissimi di essere stati svegliati, continuiamoci a beverare alle fonti delle informazioni finché ce le danno, e rivendichiamo la libertà dal vivo, perché quando noi otterremo la libertà dal vivo automaticamente voi l'avrete dal web. Il web è un dominio proprietario di aziende private che gestiscono dei server e sono sottoposte ai governi, a seconda di dove sono, a delle censure. Su internet 2,5 miliardi di persone vivono sotto regimi autoritari, dove ci sono dei regimi che filtrano attraverso i loro firewall le informazioni. Quindi libertà e web sono due parole che sono un po' in contrapposizione, quindi è molto importante che noi che siamo qua rivendichiamo per voi la libertà, ma noi dal vivo dovremmo, noi masse dovremmo stare più nella realtà e meno sul virtuale. Quindi io questo voglio dire alle persone: difendere voi vuol dire anche stare per strada. Se noi non stiamo per strada non riusciremo mai a difendere chi comunica per noi e chi fa il vostro lavoro. Non dobbiamo cambiare le nostre battaglie, la vostra battaglia è sul web, la battaglia delle masse deve anche essere per strada, però del mondo sì. È anche utile ribaltare un po', come il judoka, la loro forza contro di loro, quindi gli algoritmi, i flussi di visibilità, ribaltare, andare. E poi penso che proprio come un esercito virtuale, mi perdonerete l'esempio, è giusto, ci sono quelli in prima linea, quelli che magari sono più strateghi, gli arcieri, quindi in base anche al tipo di strumento posizionarli in maniera tattica e preparandosi ad un lungo assedio. La storia insegna che le guerre lampo non sono mai lampo. Ecco, fra l'altro, a proposito di chi anche al Salone del Libro mi ha stupito andando a condividere, a fare volantinaggio, ad attivarsi in ogni modo, ne approfitto perché è passato anche per un saluto, Victor Nunzi. Buonasera, grazie Gianluca, un saluto a tutti. Ciao, ciao. Tutto bene, tutto bene. Allora, adesso poi vediamo se riusciamo a togliere l'eco.
Nel frattempo, se vuoi, raccontami un po' la tua visione del Salone del Libro, e il buon Mesbe cerca anche, visto come diceva anche Francesco, di uscire fuori dal web con questo volantinaggio. È uno strumento che noi abbiamo dato a disposizione anche su Telegram, ognuno lo può stampare e distribuire. Vediamolo anche Mesbe se riesce a riprenderlo. Mentre Victor ci racconta il suo Salone del Libro. Beh, il Salone del Libro è un'occasione internazionale importante. Francesco ne ha sottolineato l'evidenza, che poi, insomma, anche un po' lo spirito che deve guidarci tutti: essere presenti, essere in presenza, partecipare, fare gruppo, fare squadra in questi eventi di, appunto, di rilevanza anche internazionale, di fatto lo è, e essere presenti nelle piazze, in tutte le piazze d'Italia, perché ci sono veramente tantissimi contraccolpi che stanno tornando da un sistema di cui conosciamo tutti bene i vari crismi e paradigmi. Ci sono problemi enormi, li abbiamo visti nel centro dell'Italia, ci sono stati giorni estremamente piovosi lì a Torino, abbastanza singolari, diciamo, per il periodo che è. Ci sono grossissimi problemi nella capitale d'Italia, dove enormi masse di persone stanno per essere allontanate dal centro, allontanate dal cuore della città, e quindi bisogna essere presenti a questi eventi. Il Salone del Libro è un evento culturale, è importante, insomma, vedere che ancora tante persone accorrono, no? Con interesse anche per i diversi autori più o meno famosi, ma per l'evento in sé per sé, che è un evento di carattere culturale. E poi certo, ognuno dei passanti, ognuno dei partecipanti deve spendersi e spendere veramente in prima persona la propria figura per diffondere quello che è il messaggio, quello che è il messaggio che noi portiamo avanti come gruppo, e giustamente diceva prima Francesco, come squadra. Ecco, dovremmo essere tutti una grande squadra, poi a volte ci sono delle divisioni più o meno sottili, però ecco, io spero che si riesca poi a fare gruppo un giorno. Allora, tu sarai con noi all'evento del 24 giugno a Roma, ma so che stai distribuendo questi volantini un po' nelle librerie di tutta Italia, perché tu giri tantissimo, Mesbe ce l'ha messo in sovraimpressione, tu sei veramente un attivista. Sì, io prendo a cuore questa missione perché mi ci rispecchio. Ecco, se c'è un momento in cui i lumi della conoscenza, del porsi le domande, ecco, la scomodità di fare le domande, Francesco ce l'ha dimostrato in prima persona, dobbiamo continuare a farlo. È importante che lo si faccia, è importante per le persone che ci conoscano, che conoscano il tuo canale, che conoscano i messaggi che vengono traghettati. Tutti ci ricordiamo come è iniziato, con una affermazione: facciamo finta che la realtà che ci stanno raccontando non sia quella vera. Non lo è, lo abbiamo capito negli ultimi 3 anni, e allora facciamo un passo avanti. Ecco, portiamo innanzitutto tutti i messaggi preziosissimi contenuti nel canale in giro per l'Italia, con il volantinaggio, con la partecipazione in presenza. Io sono sempre ben contento quando dico: ah, c'è stato quell'appuntamento su Facciamo Finta Che, e sanno di che cosa sto parlando. Un po' meno quando non lo sanno, allora consegno il volantino e dico: no, ma fatti una domanda, ecco, vediamo che cosa succede se entri in questo magico mondo, che ovviamente è vero, ha ragione anche qui Francesco, condivido, un mondo virtuale, è chiaro, però è anche un mondo che ci ha fatto scoprire che il vicino di casa stava guardando non più la televisione, questo orrendo oggetto che era nelle nostre case, ma che come noi aveva buttato la TV dalla finestra, io l'ho fatto 8 anni fa, e invece seguiva dei canali alternativi, seguiva delle versioni diverse. Ecco, la parola alternativo secondo me è già sbagliata, invece seguiva, aveva altri interessi, altre passioni, seguiva, facciamo finta che... Ed è sempre bello avere questo ritorno, questo feedback, che ci unisce di fatto, ci unisce veramente tanto. Io in un convegno a Caserta ho trovato una persona di Civitavecchia, che è la mia città natale, ecco, non l'avrei mai conosciuta, e invece è importante veramente conoscerci, facciamo gruppo, e io prendo questo messaggio, insomma, che tu ci hai, diciamo, così egregiamente riassunto nel volantino, ed è importante. Creiamo un nuovo mondo. Fra l'altro, quello che ci accomuna è anche la censura.
perché se noi ci censurano per l'attualità e per alcuni temi scomodi che facciamo, di sicuro è strano vedere anche come YouTube, ne abbiamo parlato anche al Salone del Libro presentando il tuo libro, che poi anzi nominaci e dici dove possiamo anche trovarlo e acquistarlo, ma tu parlando di regalità degli dei, dei sumeri e degli dei sumeri, hai riscontrato anche tu come semplicemente scrivendo la parola Anunnaki su i social, spesso i fact checker corrono a mettere la vocina di Wikipedia con una velocità come una di quelle parole che tanto noi dobbiamo giocare di sponda. Quindi questo facciamo finta che tutto sia collegato e che parta da tempi non sospetti, addirittura dai tempi di Atlantide, per poi arrivare ai Sumeri, per poi arrivare ai giorni nostri. Insomma, secondo me i puntini si stanno delineando, no? Beh, assolutamente, guarda, per me è sempre incredibile vedere come tanti discorsi che si aprono, tanti interrogativi che ci si pongono, riportano sempre a quello. Ecco, si torna sempre alla fine, in un modo o nell'altro, per via traverse o direttamente o indirettamente, a parlare di Anunnaki. E quando usi questo termine, no, e poi il riassunto di tutta una serie di vicende che appartengono al mondo antico, ma che appartengono al mondo moderno, c'è un potere dietro al potere che noi vediamo, dietro a questa regalità, c'è un potere più significativo, e beh, sì, si corre subito a mettere la postilla, no? Si corre subito a dire no, ma è una mitologia, è una cosa inventata, non ha nessuna attinenza, è solo bella di per sé. E invece io ritengo che sia molto più concreta questa antica storia di questi mondi, no? Di queste realtà che sono degli schemi piramidali del passato, molto significativi, molto strutturati, un'organizzazione sociale che è descritta nel mondo delle divinità, che però poi si riverbera nel mondo reale, perché poi il concetto di regalità si trasmette dalle divinità agli esseri umani, e ci siamo ancora dentro, abbiamo incoronato il nostro sovrano poche settimane fa, e possiamo negarlo? No, abbiamo visto tutti la celebrazione e l'importanza che il nostro Stato insomma, ha voluto offrire, ha voluto dare, no, a questo evento, e quindi l'assunzione del potere regale c'è ancora, siamo ancora qui. Ecco, fra l'altro a proposito, grazie Victor, ti chiudo solo un attimo il microfono perché c'è l'eco, ma ne ho parlato anche su qualche short, ne ho parlato anche in privato, anzi ne approfitto per ringraziare anche Andrea del materiale che mi ha passato, sul quale sto facendo un lavoro grande, che porterà a una pubblicazione, perché Andrea ha tirato fuori un caso che è eclatante e spesso ci chiediamo, perché siamo tutti d'accordo nel buttare la TV, come ha detto Victor, qualcuno in TV comincia a parlarne, ma si ferma, caso strano, poco prima di fare realmente incazzare qualcuno di importante, e questo è tutto il lavoro che ha fatto Andrea con il caso Reali McKinsey. Sì, sono contento che tu abbia preso questo testimone, perché sono più che mai convinto che la testimonianza di Eva Reali trova voci, perché fino a quando la sua testimonianza viene identificata con una voce sola, che era quella di colui che così l'ha messa fuori per primo, che sono stato io, ma soltanto per un fatto proprio di coincidenza, perché lei ha lasciato a me questi audio, ma alla fine si tratta della testimonianza di Eva Reali, cioè io non ho nessun tipo di contributo attivo, no? in questa vicenda. Però dal sistema il fatto che ci fosse un'associazione, no? Eva Reali, Tosatto, in qualche modo... E permetteva anche al sistema, o permette anche al sistema, di trovare alibi a volte, no? Dire ma tu sai che sei borderline, affronti anche tematiche borderline, quindi magari il sistema non tiene conto di questa testimonianza, perché comunque arriva da una persona in qualche modo sgradita al sistema, che posso essere magari io nel mio piccolo. Quindi ecco che nel momento in cui la testimonianza di Eva Reali dovesse riuscire ad emanciparsi totalmente dalla figura del singolo che la divulga, ma nel momento in cui diventa
diventasse un qualcosa di collettivo, e quindi io sono contentissimo che tu ti sia offerto di prenderla sulle spalle, perché ora sarai tu, poi speriamo che magari sia anche qualcun altro. Ecco che se poi 10, 100, 1000, 10.000 persone diventassero evareali, ecco che magari il sistema comincerebbe davvero a faticare molto a tenere sotto silenzio questa cosa, perché fino adesso c'è riuscito ignorando una conferenza in Parlamento, ignorando un'interrogazione parlamentare. La magistratura per adesso si è dimostrata oltremodo distratta, ignorando due denunce in due questure diverse d'Italia. Però, come diceva anche Francesco, no? Nel momento in cui le masse, anche dal vivo, come diceva Francesco, cominciassero a premere perché si parlasse, perché magari chi di dovere si facesse carico di questa cosa, ecco che magari forse diventerebbe un po' più difficile riuscire a tenerla sotto traccia o insabbiarla. Questi audio sono agghiaccianti e ne parleremo, anche perché Eva non può più farlo, perché per chi non lo sapesse non è più del nostro mondo, quindi ha lasciato in qualche modo una battaglia nel momento in cui più ce n'era bisogno, perché questa storia in tempi non sospetti dà una spiegazione degli ultimi 3 anni che stiamo vivendo, quindi e si sarebbe potuto fermare soprattutto nel nostro paese. Quindi, di questo ti ringrazio, Andrea, anche per la storia. Grazie a voi, grazie a te. Allora, arrivati a 1:10, farei un giro di saluti e conclusioni, e tutto il tema economico invece lo rimandiamo a quando poi avremo di nuovo Landi, perché ne stanno accadendo di belle, quindi magari Landi ha avuto anche un imprevisto per aggiornamenti dagli States. Dopo lo chiamerò al termine della trasmissione, e seguiteci sui social, sui vari Telegram, perché vi diremo anche quando recuperiamo il pezzo, e magari non escludo che possiamo fare un inciso solo sull'economia, che sarebbe dovuto essere protagonista di questa sera, ma confido che se non c'è è perché magari sta arricchendo con dovizie di particolari un qualcosa che sentiremo su questo canale presto. Però Andrea, partirei proprio da te con appuntamenti, conclusioni e saluti finali. Sì, allora l'appuntamento, il primo appuntamento è a Segrate il 25 di maggio, quindi giovedì, poi venerdì sarò a Vicenza, e sabato sarò a Bologna, e probabilmente, se le autorità ce lo consentiranno, anche a Cesena nel pomeriggio, per questa versione gratuita del mio spettacolo, offerta ai romagnoli che hanno subito quello che hanno subito. E poi domenica sarò a Torino, 28 di maggio, con il mio spettacolo. Ci sarà Enrica Perucchietti in apertura, ci sarai tu, graditissimo ospite, quindi insomma sono molto contento di tornare a Torino, tra l'altro città che mi piace moltissimo, perché che se ne dica, è forse una delle città più belle d'Italia. Più elegante, più bella, assolutamente, come si dice per tanti posti. Peccato per i torinesi, ma non scherzo, in realtà è che è una città, ma sai che Torino è una città che, nonostante comunque abbia anche dei trascorsi, è stata anche la capitale d'Italia eccetera, però è una città alla quale poi tutto sommato si pensa poco, no? Perché poi quando si pensa all'Italia si tende a pensare magari più a Milano, a Roma, no? Eppure Torino è il salotto d'Italia, veramente è una città che secondo me vale la pena visitare, è una delle città assolutamente più belle, bellissima, vivibile, altamente esoterica, spirituale, magica. Il torinese deve crederci del fatto che può uscirne, e che soprattutto deve un po' smetterla di denigrare i torinesi, perché da torinese veramente mi sento proprio nella frase non esistono profeti in patria, vengo apprezzato decisamente di più al di fuori della mia città, ma penso che sia comune poi a tante. Ma questo è comune a tante. Anche Gesù non ha avuto vita facile, è lui che ha coniato.
Allora, Francesco, a te appuntamenti, iniziative, battaglie. No, domenica saremo a Milano, ci saranno tutti i gruppi Fronte del Dissenso, Ancora Italia, varie associazioni del posto, e ci sarà il No Paura Day con Paolo Sensini e altre persone per denunciare appunto l'implementazione di queste telecamere del controllo biometrico. Poi una cosa che ha detto Andrea, che sono d'accordo con lui: se riusciamo a essere presenti per strada e riusciamo a fare delle battaglie in maniera intelligente, possiamo muovere l'opinione pubblica, creare un po' più di simpatia alle nostre battaglie, magari essendo meno partigiani, in un momento in cui non ci discriminano, possiamo abbracciare delle battaglie anche un po' più ecumeniche. Tipo a Torino c'è la Galleria Subalpina che sta subendo un mobbing dalla società che l'ha comprata, questo fondo di speculatori Blackstone, che stanno ricattando gli esercenti commerciali da quando sono entrati. Ora gli hanno quadruplicato gli affitti, stanno per chiudere le attività storiche del centro di Torino torinesi, vi stanno rapinando la città, vi ridurranno come Roma a Milano con gli Starbucks e i parco giochi per i turisti al centro di città. Questa è una cosa che riguarda tutti i torinesi, quindi noi come Fronte del Dissenso iniziamo a occuparcene, ce ne stiamo già occupando. Io vi chiedo di tenervi in contatto con Gianluca, che vi daremo novità, e di tenerci pure di contattarci a noi, perché noi vogliamo assolutamente organizzare una mobilitazione popolare, anche perché ci sono già gli assessori che se ne occupano e stanno andando a mediare con gli intermediari di Blackstone, perché questi maledetti speculatori non vengono di persona, capisci? Mandano l'intermediario che ha un potere limitato. O noi abbiamo una grande collettività che si oppone fisicamente, o il nostro assessore non ha potere contrattuale, esattamente come Gianluca non ha potere contrattuale di rivendicare libertà sul web, se noi non siamo una massa fisica che dice voi il web lo dovete lasciare stare com'è. Quindi l'importante di un pubblico che comprende i messaggi che lanciano i Tosatto, i Nunzi, Gianluca, le Enriche, è ovviamente comunicare di persona alla gente che sta in giro col telefonino, gli famo vedere i canali del Gianluca, gli famo guarda che dice, lo vedi che è una cosa interessante, e portiamo la gente a loro. Però per farlo dobbiamo farlo fisicamente noi. Loro lavorano dal web, noi dobbiamo essere collettività fisiche. E volevo ringraziarvi di avermi dato la possibilità di raccontare quello che è successo. E niente, a posto. Grazie a te, Francesco, che non manchi mai ai nostri eventi. Victor, anche tu impegnatissimo per tutto lo stivale italico. Beh sì sì, no, si girerà sicuramente anche questo fine settimana per l'Italia, per degli appuntamenti anche di amici, di presentazioni, per esserci, per continuare ad esserci, e anche qui a Roma il 28 per un evento fuori dal raccordo, sperando di non rimanerci tutti fuori dal raccordo, e con le associazioni di Roma vorrei poi iniziare a intraprendere anche questa strada, perché è veramente deleterio quello che sta succedendo in questa città, e o si fa adesso o non si fa. E ricordo che se si fa a Roma, dopo non ci sarà spazio in tutta Italia per provare solo ad opporsi a una cosa del genere, e forse non tutti lo sanno, ecco, stanno chiudendo la città con le ZTL, molto differente da quello che c'è a Milano, molto differente da quello che è un primo test, è un tentativo, ecco. Roma è proprio una zona di prova, ecco, una grande prova, non può essere consentito tutto ciò. E poi ci vedremo anche ai tuoi appuntamenti, proverò ad essere il 4 sicuramente un po' più in ritardo, ma a Firenze, con il tuo appuntamento appunto che hai giù su a Firenze, e poi ci vediamo a Genova e continuiamo a seguire insomma sia dal web ma anche e soprattutto in presenza, e per tutte le varie realtà che ci accomunano e che nelle quali ci ritroviamo e nelle quali possiamo dire le nostre e alzare i toni, alzare la voce per farci sentire. Grazie, grazie Victor. Non mollate a Roma perché sicuramente quello è il primo caso di ZTL, ma contro le periferie, quindi contro le persone che lavorano, quindi non mollate assolutamente, sono con voi, e mi fa piacere vedere tanti video di contestazioni anche dei vari messi comunali che nell'imbarazzante tentativo di scivolare e di aggrapparsi sugli specchi sprofondano, compreso anche una bruttissima figura del sindaco che comincia ad essere contestato come merita. Ricordiamoci anche la frase: questi arriveranno al punto da non poter più girare per le strade, così si collega
collega a quello che è successo con Fra, con Victor, con Andrea. Insomma, ricordatevi queste parole. Un rapido excursus, fra l'altro domani parleremo dei big della musica, perché viene Antonello Cresti su Facciamo Finta Che, con quella imbarazzante questione che ha visto protagonista proprio l'Emilia Romagna, con un caso emblematico del boss che è venuto a suonare in Italia nella totale indifferenza, se n'è fregato che a pochi chilometri da lui fossero successe tutte le cose che abbiamo visto nei vari video, fosse la morte delle persone, lui non gliene è fregato niente, aver tolto anche in qualche modo risorse di protezione civile, di uomini delle forze dell'ordine, non gliene è fregato nulla, di dare qualcosa ai territori in beneficenza, non gliene è fregato nulla, e manco una parola ipocrita, proprio lui niente, poteva essere a Las Vegas, a New York o accanto a chi aveva appena perso la vita, la casa, l'attività, non gliene è fregato nulla. Ecco, di questo parleremo, così ci collegheremo anche alle figure della musica mondiale, chi sono realmente i big. Una rapida carrellata, ma è stato bravissimo Victor, quindi in realtà seguiteci sui social, così vediamo anche il calendario degli eventi, molti saranno in condivisione con tanti amici che vedete sul nostro canale. Quindi si parte dal 2 giugno, il resto l'abbiamo già fatto, 2 giugno Torino l'escursione con Cogerino, 4 giugno Firenze con Nicola Bizzi, 10-11 giugno a Genova, ospiti di Umanità in Festa, noi saremo solo in qualche modo presenti in villa per delle conferenze che faremo in quell'occasione, ma non abbiamo organizzato noi l'evento. Il 24 giugno a Roma questa conferenza con Victor e con un sacco di amici romani nella fase pomeridiana, e stiamo cercando di organizzare anche un concerto per muovere tutti gli artisti, i cantanti, anzi fatevi sentire, contattate il buon Mesbet, tutti i cantanti della controinformazione, perché ci piacerebbe rendervi protagonisti come abbiamo sempre fatto. 15-16 luglio Valcamonica, San Marino, eccetera eccetera, il numero è sempre quello. Io direi che andiamo con il promo sigla, grazie Mesbet, grazie a tutti voi, vi si vuole bene, appuntamento a domani, ciao ciao ciao. Come scrisse George Orwell, chi controlla il passato controlla il futuro, chi controlla il presente controlla il passato. Facciamo Finta Che è il canale YouTube ideato e diretto da Gianluca Lamberti. Sono 4 i nuovi video ogni settimana, il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica alle 21:30 in diretta. Sostienici abbonandoti o facendo una donazione per far crescere il progetto e sostenere la libera informazione. Facciamo Finta Che è presente su ogni social. A te basterà seguirci. Anche ai nuovi arrivati sul canale, il nostro benvenuto come al solito.